fai prima presentazione parte del libro della Miri. Allora, prima, velocemente, in due parti. Prima parte, lui e lei si amano. Sputorno, sì. Quanti anni ha lei? Sputorno. 18, 19. No, non ha importanza. Non te lo dice perché non lo sa. Lui e lei si amano. Sono M40. In Liguria. Sì. E lì passano momenti felici, di amore, eccetera, eccetera. Non è vero. Poi vanno in Brianza. Lui si ammala e lei lo vanno rincorre. In Brianza. Vanno in Brianza. Veramente? Vanno in Brianza. Si trova in Brianza. La seconda parte ciao. In Brianza. Lui è forte sulla seconda parte. La chiave di volta del successo di questo libro, secondo me, è il trattare questo tema qui, che il lettore resta incuriosito di un dramma sociale di un tempo che allora non oggi sembra quasi dimenticato. Ma se pensiamo ai nostri padri, no? Si ricordano. Ma mamma, come tu mi dici, dico questo, poi basta, non mi incuriosisci, ma mi dici che il tema fondamentale è la tubercolosi. No, fondamentale, ciò che mi ha colpito come lettori. Ma che colpito? Se ne è detto prima, come fai dire? Allora, facciamo... Esatto, è ben quello. Allora, vediamo cosa riesco a Manzoni, promesse e sposi. Vediamo come riesce a uscire dalle spalle. Tutto il tema è vediamo se riesco a uscire dall'angolo rispetto a voi che mi state, cioè, mi avete messo all'angolo subito. Ma sì, leggendo il libro sulla tubercolosi mi ha portato alla memoria della mia mamma, sì, che mi diceva che i tempi non c'era l'acqua corrente, sì, e andavano alle fontane, le sì, fontane non erano altre che dei corsi d'acqua, sì, naturale, eccetera, lì andavano a lavare, sì, e sua mamma gli diceva non andare, la Brianza era piena di foppe, allora, non andare a lavare i panni, le foppe, sì, foppe sì, non sì, andare sì, a lavare i panni nelle foppe, perché sì, le foppe c'era il pericolo della tubercolosi, sì, quindi lei, mia mamma mi diceva che le famiglie con tubercolosi erano spesso quelli che lavavano gli indumenti nelle foppe, mentre era consigliato ai genitori saggi di andare sì, alla fontana a fare che acqua più pulita, un chilometro, sì, acqua corrente, non pulita, sì, acqua sì, corrente. Sì, corrente sì, sì. Tant'è vero, mi spiegavo ancora, qui la storia si allunga, dallo spunto di voce di cicale si allunga, tante volte mi dicevo che c'era un omino, no, pagato per tenere pulito i sassi, sì, perché sì, le donne dovevano pulire gli indumenti sui sassi, durante l'inverno si formavano le erbacce, eccetera, c'erano proprio non andare avanti e indietro questa fontana qui. Però la Brianza era piena, dico Brianza perché mia mamma è brianzola, sì, queste foglie in cascina, aveva queste foppe qui e qualche famiglia magari poco attenta usava queste foppe qui, lo dicevo, mi sosteneva mia mamma, può essere vero o no, lo facciamo, faremo, vedremo un po'. Che il libro ci coinvolgerà anche in questa discussione qua. Mia mamma sosteneva questo. Para libro, adesso. Ecco, quindi in modo anche fare un dibattito, dire ma è vero che la tubercolosi viene dalle foppe? No. Se vogliamo possiamo, se questo ha portato si è ripreso adesso vai sul telegiornale della Lombardia. Ma siccome, cioè, siccome lei sa benissimo per quale motivo ha trattato la tubercolosi, sì, sa benissimo che lui aveva la tubercolosi.